Passiamo alla Gilda Insegnanti, professor Di Meglio. Buongiorno, grazie signor Presidente e signori senatori per l'invito. Noi abbiamo anche presentato già la memoria scritta e anche degli emendamenti che però sono anche a disposizione cartacei perché saranno, suppongo, pubblicati sul vostro sito. Cercherò di essere sintetico anche perché molte cose sono state dette dai colleghi che mi hanno preceduto. Ci troviamo una rarità nella storia della scuola e del sindacalismo italiano rispetto a una posizione unitaria di tutti i sindacati rappresentativi della scuola. Su questo vorrei attirare la vostra attenzione. Ci troviamo di fronte al più grande sciopero che ci sia stato mai nella scuola, che ha visto tutti gli insegnanti, uniti tutti quelli che lo potevano fare, in piazza a protestare. E penso che questo debba richiedere una riflessione da parte di lor signori, una riflessione sul fatto che qui gli insegnanti non sono scesi in piazza, che pure l'avrebbero potuto fare per protestare contro gli stipendi che, come sapete, sono ai livelli più bassi tra quelli del mondo occidentale sviluppato, ma sono scesi in piazza per protestare contro delle norme che vanno a toccare profondamente la loro dignità professionale e non dei privilegi. Ecco, questo ci tenevo a dirvi in premessa. Quali sono queste norme? Beh, voglio anche dire che noi abbiamo cercato di intervenire più volte nei confronti del governo. Voglio rilevare che sono stati tre diversi documenti che sono stati diffusi, perché il progetto cosiddetta Buona Scuola che stava sul sito online è estremamente differente dall'ultimo, e in mezzo c'è stata anche una bozza di decreto legge, quindi abbiamo dovuto ragionare su tre documenti diversi. Direi che quest'ultimo, questo disegno di legge che ora ha la vostra attenzione e che riteniamo difficilmente emendabile perché nel suo complesso che è negativo, sia di gran lunga il peggiore di tutti. Intanto anche, ecco, anche già la forma è preoccupante perché presenta, se avete la compiacenza di leggerlo con attenzione, come penso che farete, presenta anche nella forma delle problematiche perché assomiglia non tanto a una legge chiara, intelligibile e precisa, ma assomiglia un pochino alle norme delle leggi finanziarie, cioè un articolo e un numero esagerato di commi e capoversi. E questo significa rendere di più difficile le letture, rendere più ambigue le leggi, e quindi anche solo questo fatto di forma sarà poi occasione di contrasto, di contenzioso. Noi, prima che un sindacato, siamo un'associazione professionale di insegnanti, non amiamo il contenzioso. Avremmo piacere di poter fare in santa pace nelle scuole il nostro lavoro fondamentale, che è quello di stare con i nostri alunni e non venire qui a discutere di progetti, progettini di presidi, eccetera, eccetera. Siamo costretti a farlo perché mai come oggi c'è un attentato alla nostra dignità. Vedano, signori, io ho avuto occasione di dare qualche lezione di diritto a coloro che si preparavano a entrare nella pubblica amministrazione. Mi soffermavo sempre su quelli che sono i concetti fondamentali, perché quando si impara bene il concetto fondamentale è più difficile sbagliare poi quando si va nei particolari. E i concetti fondamentali che devono presiedere la pubblica amministrazione sono quelli che stanno nell'articolo 97 e 98 della Costituzione, che ci dicono delle cose importanti. Ci dicono che il pubblico dipendente è dedito al servizio esclusivo della nazione, ci dicono che tutti i dipendenti pubblici devono improntare la loro opera al criterio dell'imparzialità e dell'oggettività. Ecco, quando noi riflettiamo su questi principi, vediamo che nella pubblica amministrazione comunque la discrezionalità è sempre esclusa e qui c'è una violazione di un principio fondamentale della Costituzione. Perché? Così, è vero, mi dirà la senatrice Puglisi che non c'è chiamata diretta perché si tratta di persone già assunte e che quindi si tratta semplicemente di una individuazione di un contratto triennale. In realtà ci sono sentenze acquirili del Consiglio di Stato su questa materia che hanno detto che anche per quel che riguarda l'assegnazione della sede bisogna sempre andare, proprio in base al principio di cui parlavo prima, con criteri oggettivi. Per questo motivo, già questa norma di affidare al dirigente scolastico un potere discrezionale la troviamo un fatto gravissimo che andrà a nuocere alla scuola pubblica statale perché sarà fonte sicuramente di ingiustizie, di discussioni e di contenzioso. Concludo
come diceva prima qualche altro collega che mi ha preceduto, purtroppo a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico, se questo disegno di legge dovesse passare così com'è, dovremmo stare a nutrire le sedi periferiche di tutti i sindacati con gli avvocati per un contenzioso che diventerà probabilmente infinito. Un'altra cosa gravissima è la questione della perdita della titolarità. E qui, quando questo disegno di legge verrà attuato, avremo due categorie di insegnanti nelle scuole che faranno lo stesso lavoro. La prima, i neonominati, che avranno un contratto triennale e alla fine del triennio, senza nessun motivo, nessuna graduatoria, potranno non aver rinnovato il contratto e quindi finire in quello che non si chiama più albo, si chiama ambito, ma che in realtà non è altro che la vecchia DOP, cioè la dotazione organica provinciale, perché finisci in un limbo in attesa o che qualcuno ti chiami o finisci utilizzato, per esempio faccio l'esempio, ci troviamo qui nella provincia di Roma, la provincia di Roma è piuttosto grande, l'ambito in prima applicazione corrisponderà con Roma, un collega che dovesse perdere il posto al liceo Giulio Cesare di Corso Trieste potrebbe, se nessuno lo chiama, finire a Civitavecchia. E quindi un disgraziato con 1.300 euro al mese dovrebbe riorganizzare la propria vita grazie a questa bella invenzione perdendo la titolarità. E questa sarà una categoria. Chi apparterà a questa categoria? I giovani neonominati, in primis, cioè questi 100.000 che devono andare a essere immessi in ruolo adesso. Ma attenzione, piano piano questa categoria sarà nutrita, perché poi ci sarà l'altra, quella dei privilegiati possessori di titolarità, che diventeranno come i dinosauri ad estinzione, perché man mano saranno sempre di meno. Perché chiunque oserà fare una domanda di trasferimento perché vuole cambiare provincia, fare una domanda di passaggio di ruolo perché ha acquisito dei titoli culturali, sarà punito, perché a questo punto finisce automaticamente nell'albo, nell'ambito, con un contratto di assegnazione di sede triennale che il dirigente scolastico a sua piena discrezione potrebbe non rinnovare. Ma vi rendete conto che significa? Come fa un docente ad essere libero, in base alla Costituzione, articolo 33, di insegnare rispetto al fatto che poi alla fine il dirigente scolastico, se lui o rompe le scatole perché fa il sindacalista o perché insegna in base a una tendenza filosofico-politica non gradita dal dirigente scolastico, potrebbe con un semplice non rinnovo dell'incarico triennale essere spedito fuori dai piedi. Ecco, guardate, queste non sono norme che possono migliorare il funzionamento della scuola pubblica statale. Poi, per carità, qui è stata fatta una polemica da parte di esponenti del governo che hanno risposto a queste critiche con degli slogan dicendo: voi non volete essere giudicati, nessuno vi può giudicare, voi insegnanti siete invalutabili. Guardate, è una polemica pretestuosa, fatta a slogan e priva di contenuti. Mettiamoci d'accordo, signori senatori, che cosa intendiamo per bravo insegnante e poi parliamo di merito. Il bravo insegnante, a nostro modo di vedere, è colui che conosce bene la propria disciplina e la sa trasmettere ai suoi alunni. Fine della trasmissione. A questo punto noi siamo d'accordissimo a individuare anche dei meccanismi di valutazione del merito, ma anche a partire dal demerito, perché forse il problema fondamentale non è tanto individuare il merito nella scuola, perché oggettivamente tra due bravi insegnanti e decidere chi è il più bravo in assoluto è un problema di non facile soluzione, mentre è molto più semplice individuare il demerito. Ma come si fa? Come fanno gli altri paesi civili, non dando una manciata di soldi al dirigente scolastico perché paga i suoi collaboratori, ma costruendo un sistema serio di persone che devono essere competenti, innanzitutto, perché questo chiedono gli insegnanti. Gli insegnanti sono disposti a essere valutati, ma da chi? Da chi è competente, cioè conosce ciò che lui sta facendo, e in secondo luogo è indipendente. Indipendente vuol dire essere non in conflitto di interessi ed essere fuori dalla scuola dove lavora quel singolo insegnante. A queste condizioni, che mi pare non siano condizioni demagogiche ma sono perfettamente ragionevoli, noi insegnanti, noi sindacati che rappresentano gli insegnanti, abbiamo più volte ribadito che siamo sempre pronti a ragionare. Guardate, è ciò che avviene negli altri paesi europei, nessun paese europeo, in Francia hanno un sistema ispettivo. Il problema, sapete qual è, signori? Che un sistema di valutazione serio costa, perché la Francia mi pare che spenda per pagare 5-7 mila ispettori preparati, in Italia non esiste uno solo,
perché i 70 ispettori che abbiamo in dotazione al Ministero, che sono un numero ridicolo, non sono neanche formati per vigilare sulla didattica, ma semplicemente si occupano di questioni tecniche, sono semplicemente questioni tecniche. Noi ci permettiamo di ricordare ai senatori che sarebbe opportuno, come abbiamo già chiesto con forza, per evitare che continui questa situazione di conflitto, che si possa danneggiare la scuola pubblica statale, vi esortiamo, fate una cosa, stralciate il piano di assunzione dei precari, trasformatelo in un piano pluriennale, perché poi non capiamo per quale motivo, cioè noi capiamo che non ci sono risorse per immettere subito in ruolo tutti coloro che ne hanno diritto, ma per non creare ulteriori ingiustizie prima di passare ai concorsi, e noi vi esortiamo a fare un piano pluriennale che porti alla stabilizzazione tutti coloro che ne hanno i requisiti. Per favore, levate via poi quella stupidaggine che è prevista, quella che va a licenziare coloro che oseranno lavorare per più di 36 mesi, anche perché è esattamente il contrario del merito. È vero che adesso non è più retroattiva e quindi abbiamo spostato il problema in avanti, ma se coloro che lavorano, chi è che lavora per 36 mesi? Lavora per 36 mesi quello che sta prima in graduatoria, e quindi vuol dire che abbiamo delle ragioni per presumere che siano anche i più bravi. Bene, alla faccia del merito, licenziamo i più bravi, mandiamoli fuori e prendiamo un altro a casaccio che sta più sotto in graduatoria. Non ci pare che questo vada incontro a ciò che è stato richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea. La sentenza della Corte di Giustizia Europea non ha detto che uno che ha fatto 36 mesi debba essere assunto a prescindere. Ha detto che viene assunto e deve essere assunto perché lo Stato italiano è inadempiente e ha fatto passare 14 anni di intervallo tra un concorso e l'altro anziché 36 mesi. Se lo Stato italiano facesse un reclutamento normale, regolare, ogni tre anni bandisse i concorsi, non si sarebbe creato neppure questo contenzioso. Concludo perché non vorrei portare via troppo tempo. L'ultima cosa, la questione del comitato di valutazione del servizio dei docenti. Aver messo dentro questo comitato, non solo, come diceva prima magistralmente il collega Massenti, gli insegnanti anziché eletti dal collegio dei docenti nominati dal consiglio d'istituto, mentre anche lì se si volesse garantire qualità si dovrebbe soprattutto negli istituti comprensivi o in quelli accorpati mettere dei docenti che stiano nello stesso plesso scolastico, nella stessa scuola quantomeno, ma addirittura mettere dentro studenti e genitori, e cioè coloro che possono anche avere un conflitto di interesse, è una bestialità che grida vendetta. Cancellate questa cosa, altrimenti ci costringerete ad arrabbiarci moltissimo. Grazie.